La cucina del senza. Oggi il nostro ospite, il signor Coronini, ci spiegherà come cucinare un risotto alla salamella senza grassi e senza sale. La seconda ricetta avrà il compito di abbassare l'indice glicemico, invece saranno dei carciofi in abbinamento del pesto. E noi prendiamo subito i carciofi. Edi, buongiorno. 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 Tutto bene? Sì, grazie. Te, tutto bene? Tutto benissimo. Allora, oggi mi occorrono delle salsicce, circa 6. Sì. Allora, quelle classiche, normali, se no quelle piccanti, volendo. No, dobbiamo fare un risotto, quelle classiche. Normali. Sì, perfetto. Sì, è meglio. Ok. Altrimenti il piccante sul risotto è troppo invasivo. Sì, è vero. Se vi va altro? No, basta così. Grazie. Ciao, Edi, alla prossima. Giornata, grazie. Marika, buongiorno. Ciao, Ilenia. Ciao. Allora, parmigiano un 30 mesi più o meno. Sì, guarda, visto che l'hai già... l'abbiamo appena pronto? Tagliato, esatto, sì. Appena preparato. Ti va bene come pezzatura così, vuoi più grande? Un po' più piccolina magari. Questa qui? Sì, sì, va bene. Ecco a te, sai. Perfetto, grazie, a ciao. Te, ciao, buona giornata. Bene, allora ci mancano capperi sotto sale, olive denocciolate che sono qui. Bene, abbiamo terminato. Ci vediamo tra poco. Io sono senza parole, cioè... Ma tu sei stupenda! Grazie! Potresti fare veramente la sfilata del famoso modello Giuditta di Benigni oggi. Sei dopo, troppo bella! Dopo, alla fine della puntata, quando andiamo in pubblicità. Buongiorno, Golden Chef! Spero naturalmente che stiate tutti bene. Abbiamo la possibilità anche oggi di regalarvi uno spitone Vavavuma. Vavavuma? Ecco. Mi ricorda Stefano Ferrari con questo. Esatto, a lui piace tantissimo. Insomma, grazie al quale andremo veramente a scoprire non solo la cucina del senza, che è la puntata, il titolo della puntata di oggi. Con l'ospite. Con l'ospite, sì. Senza, ma con l'ospite. E la cosa pazzesca è che questa cucina del senza è la prima cucina davvero inventata da zero. Se avete un attimo di pazienza, vado in salotto. Vai, torna, che io ho già quasi tutto pronto. Ma tu come ti senti con un esperto enogastronomico come l'ospite? Onorata. Anch'io, tantissimo. Anche perché magari rientriamo un po' nella retta via. È vero, è vero. Dai, vai. Lei entra la retta via, dopodiché vada io, finché cucina mio marito io dormo tra due guanciali. Vado a recuperare l'ospite in salotto. Bacio. Sempre la solita fortunata. Ovviamente dalla cucina siamo arrivati nel salotto buono di Due Chiacchiere in Cucina con un ospite, amiche e amici, Golden Chef eccezionale, di primissima qualità, al quale intanto voglio dare il benvenuto, Marcello Coronini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Come va? Ma molto bene, direi. Voi non avete idea di chi sia questo signore, ve lo spiego subito. Allora, lui è uno scrittore, critico enogastronomico, docente universitario. Hai fatto, Marcello, della passione del buon vivere, del buon bere, praticamente del buon bere la tua attività sì, primaria. Sì, sì, sì. E ha inventato tra i fornelli di casa sua una cosa geniale. Ed lì è nato il libro La cucina del senza. Che cosa hai tolto a questa cucina? La cucina d'essenza è molto semplice. A un certo punto io mi sono reso conto che sali, grassi e zucchero aggiunti sono degli elementi negativi, mentre sono essenziali per la nostra vita. Il punto è uno, quelli contenuti negli ingredienti di una ricetta sono più che sufficienti per la nostra alimentazione. Ah, ecco. Quelli aggiunti pericolosi. Allora ho pensato, bisogna risolvere questo problema. Vediamo se si può fare una cucina togliendo questi. E ho messo giù delle regole molto precise, no? Ad esempio, poi una cucina, l'obiettivo era questo, una cucina molto gustosa in cui non ci si accorgesse della mancanza di sale, grassi e zucchero. Sennò se io faccio una cucina insipida e triste, nessuno la mangia. E questo non era il mio scopo, logicamente. E siamo riusciti a farla. Devo dire che molto spesso
il piatto senza è più buono del piatto con. Ma perché ci sono degli accorgimenti? Ci sono degli accorgimenti anche nei piatti di cui parleremo. Certo. E guarda, tu sai che Elenia Banzacco in questo momento ci sta aspettando ai fornelli. Io non vedo l'ora di vedere realizzare i tuoi piatti del senza, della cucina del senza, ma noi abbiamo con chef, perché non possiamo senza, io non sono brava. Io ti auguro di goderti quest'acqua meravigliosa di Calligan, eccezionale, addolcita. Io ho anche sentila. Sette, quindi meglio di così. Hola! Cin! Scusate, ma voglio toccare quest'uomo, Marcello Coronini. Tua moglie come si chiama, scusami? Lucia. Lucia, non, guarda, sì, non essere gelosa. Perché non ce la ritroviamo qua fuori. Esatto, no, non c'è. No, sono felicemente sposata. È che tocco un mito. L'uomo che ha inventato una cucina che non esisteva prima, cioè la cucina del senza, Elenia. È stato un piacere, vero? Mi sono divertito, mi sto divertendo. Ma fai la torta di mele senza lo zucchero, sì, per fare un esempio banalissimo, sì, insomma. Sì, sì, sì. Sfruttando la bontà degli ingredienti. In questa cucina, secondo me, sì, è essenziale la qualità, certo, degli ingredienti. Infatti, nelle regole del senza, ci sono delle regole molto precise sul senza, molto, sì, chiare, sì, elementari. Chiunque legga quelle può fare qualsiasi piatto e se si abitua lo trasforma in un piatto del senza. Con la nostra Silvia. Questa è la forza di come questa Silvia cucina. E allora facciamo una cosa. Hai capito? Quindi di gli ingredienti che poi cominciamo a lavorare, vado, parliamo. E certo, direi di sì. Vado immediatamente, sì, ovviamente, con il primo piatto, la prima ricetta di oggi, ed è il risotto alla salamella mantovana. Per fare questo piatto, che già dal titolo dovrebbe farvi venire l'acquolina in bocca, prendete 360 grammi di riso carnaroli, 360 g di pasta di salamella o di salsiccia morbida, 150 g di parmigiano reggiano stagionato, 30 o 36 mesi, una lattina di birra bionda leggera, un litro di brodo vegetale senza sale. Risotto, ripeto, alla salamella alla mantovana. Io sono mantovano, anche per quello che sono, beh, chiaro, no? Eccola. Noi invece siamo in territorio veneto, abbiamo, certo, utilizzato la nostra salsiccia, che comunque va bene, penso. Va benissimo. Ma questo caso è un piatto che conosci, quindi? Sì, sì, un piatto che è un piatto che si è sempre fatto a Mantova, però con i grassi. Ma allora, grazie a te. Ah, ecco, grazie a te oggi, invece, andiamo a prepararlo. Sì, sì, senza né grassi né sale aggiunti. Ok. Ora, nella cucina del senza, gli ingredienti possono contenere sale e possono contenere grassi, certo, questo sia chiaro. Certo, eh, certo. Infatti, nelle regole, faccio un esempio, no? L'importante è che cosa, no? Che questi grassi aggiunti non ci siano, fondamentalmente, certo, solo questo. Sì. Che, insomma, adesso andiamo a vedere, adesso vediamo, sono curiosissima. Subito. Cominciamo. Sì, io sono proprio curiosa. Sgraniamo intanto, sì, la salsiccia. Come, esatto, a mano, come sì, si fa? Io la sgrano a mano a casa, okay, mia, no? Logicamente, se volete, posso anche, facciamone un no, po' no, più no, uno. Facci vedere come la fai tu, visto che la cucina del senza siamo l'hai a casa. Sì. Siamo a casa. Sì, dai, sì. Allora io la sgrano a mano e poi questa qua, sì, bisogna farle perdere il grasso che ha. Il punto è molto semplice. E cosa fai, no? La picchi? No, 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 beh, no, ero stato tentato la prima volta, ho detto picchio la salsiccia, no. Anche me, preferisco io. Fantastico, fantastico. Mi offro. No. Scusate, ma no, non no, riusciamo beh, a star seri proprio. No, beh, ma bisogna la grazie, cucina è divertimento. Sei troppo, grazie, no, ma, Marcello. Io sono del grazie parere. Allora, io sì, dopo posso proprio dire tranquillamente, sì, che i piatti di questo libro, no, sono tutti molto gustosi. Certo. Diciamo qualcuno di più, qualcuno mediamente, mm-hmm, no? Però il punto è uno, per me la cucina è piacere, è gioia, certo, significa stare a tavola, mangiare delle cose molto buone e divertirsi, ridere, sorridere. Cioè, a me è capitato recentemente di andare a cena con, adesso, con un gruppo che aveva appena fatto dei corsi sul vino, erano diventati esperti, sì, no? E questi erano simpatici prima,
E dopo, porca miseria, quella sera, una cosa tragica, nessuno sorrideva. No, si è passati una serata intera a dire, ma questo però non è abbastanza originale. E beh, questo piatto lo potrei fare anch'io. Cioè, mamma, che tutto tristezza. Così. Io non ci sono più tornato. Ma chi sono questi no, personaggi? Non si dice. A mettere le camere spente, noi vogliamo sapere assolutamente chi sono queste persone. Non sono venete, già. Come non la sono pensi. Venete. Ecco, io, conosco bene il Veneto, ho avuto molti anni una casa d'asiago, no? Sì. E devo dire che con i veneti mi sono sempre trovato molto bene, divertito molto. Siete gente che si diverte. Che carino, è no, vero. Non lo dico perché siamo in Veneto. Verissimo. È vero, siete gente che si diverte. Sì, è per quello che due chiacchiere in cucina funziona così bene. Ed è per questo che per noi la buona cucina è essenziale. È convivio, ci divertiamo. Nascono amori, si facciano guerre. È essenziale. Scusami, ma non è che queste quante persone... Quante ne mettiamo qua? Critico due? Quante ne facciamo? Beh, facciamo una piccola porzione. Sì, quindi quattro. Quindi sei. La è giusto uno spuntino. Ilenia la conosco, No, dai, faccio la brava oggi. Ecco. Allora, no, non è che queste persone siano così criticone perché ci sei tu e ti vogliono un po' mettere alla prova, Marcello? No, ma non criticavano me. No, eravamo fuori a cena da un ristorante, tra l'altro stellato, molto buono, no? Sì. Allora loro erano abituati a valutare che dovevano poi avere grande piacere degustativo da ogni cosa, piccola cosa. E qui non c'era più la gioia del mangiare. C'era l'analisi sensoriale. C'era l'analisi sensoriale costante. Che non... E che due palle è tremenda l'analisi esatto, sensoriale ma costante. A noi non interessa proprio frequentare gente così. Scusate Marcello, il termine, te lo dico. Ma... Allora, qui c'è una cosa molto carina sul retro di copertina, caro Marcello Coronini. Allora, a parte che sono interviste, contributi, insomma, voglio dire, un libro bello completo il tuo. Non è fatto solo di... non è solo un ricettario. Soprattutto sono scritte, ci sono le regole del senza che sono molto chiare. E... ravioli di erbe, leggo, risotto di zucca e vin brulé. Che buono il zucca e vin brulé. Sì, è buono il zucca e vin brulé. Vermicelli con limone, cime di rapa e calamaretti, polpettine al pomodoro, coniglio in porchetta, pizza con scarola e mazzancolle, torta di frutta, tiramisù di ricotta e molte altre ricette. Beh, se per caso questo libro dovesse rimanere qui in cucina, faremo in modo che Marcello lo dimentichi. Perché quella pizza di scarola... Non è male. Dimmi, dove vuoi? Guarda, vado al primo? No, guarda, piatto adesso qui io direi che in questo momento infatti che i grassi si stanno sciogliendo, no? Questa è una cosa fondamentale. È fondamentale. Fuoco non troppo alto per non farla biscottare, certo. Ma deve esserci una disidratazione del grasso. Perfetta, bravissima, no? E quindi in pratica lo sciogliamo. Poi tra un po' quando è già cotta, aggiungiamo, alziamo la fiamma e mettiamo un po' di alcol, in questo caso birra potrebbe anche essere vino bianco, è la stessa identica cosa. Basta, no? Che sia un liquido. E questo qui fa in modo che gli ultimi grassi fuoriescano, no? A questo punto viene deglassato. Sì, deglassato, lo deglassiamo, poi lo mettiamo in un coso di carta, lo facciamo a palla così rimane caldo e quando tu hai tostato il risotto, lo butti dentro che è ancora tiepido. Arriva giusto per l'una. A parte che noi qui abbiamo, la ricetta prevede la birra, ma qui abbiamo un'acqua che è veramente eccezionale. Io ho fatto il brodo con l'acqua. Sì, sì. Esatto. Certo. Perché... quindi un grande brodo con una grande acqua. Assolutamente, certo. Sì. Tu cos'è che volevi mostrare, Marcello? Se vuoi io... No, per adesso ho le mani... Guarda che l'acqua Calligan è buona anche per lavarsi le mani. Immagino. Allora... attenzione, perché io vedo... È anche molto bella la grafica, bella anche la presentazione dei piatti. Sono d'accordo, è molto bella. È molto bella e non è merito mio, intendo dirlo perché... Ha aiutato? No, l'ha fatto, sono stati proprio l'editore, che ha creduto, crede molto in questo libro. Questo libro gli ha fatto 20.000 copie e più, per una ragione, loro credono molto perché io mi definisco un modesto cuoco di casa e vorrei chiarire questo, io non faccio il cuoco. Ecco, lei è sicuramente più brava di me, tu dici, io Masterchef non avrei vinto, insomma. Non si sa mai. No, non sto scherzando. Io amo molto cucinare, dall'età di 18 anni che io mi diverto
no, così. E quindi Feltrinelli vede in me quello che fa ricette che sono in grado di fare tutti. Tutti, che è la filosofia di due chiacchiere in cucina. Che è questo qua, hai capito? Santo ecco, cielo. E allora il concetto è questo, no? Per cui qua ci sono delle ricette, qualcuna leggermente più complicata, ma sono tutte elementari. Certo. E soprattutto si vive più a lungo. Ah, sì. Allora, se togliamo questi tre ingredienti. Sì, questo non significa aggiunto. Che... Guarda. Vedi? Vedi? Adesso io ho aggiunto la parte di certo. alcolica, di birra sì, in questo caso. E così, caso. Tac, estraiamo. E poi l'ultimo. Comunque si sa naturalmente che la parte alcolica in temperatura evapora, quindi certo. non resta niente, ma se abbiamo anche una buona birra rimane una buona aromaticità. Sì, sì. Sì, a me dispiace che te la sei bruciata tutta così. Non l'ho bruciata tutta così. No, assaggiavo volentieri un dito di birra. E no, la devi mettere nel risotto. La devi mettere anche nel risotto. Anche nel risotto, sì, benissimo. Mi passi il riso. Ecco qua. Allora, la tostatura del riso. Eccolo allora, anche qui in questo caso ci sono varie scuole, sì, sì. Tostare il riso a secco con l'olio, con il burro, io di solito lo vado a tostare a secco. Ma solo, cosa vedete che no, insomma... No, il riso va tostato solo a secco, il soffritto è un delitto. Il soffritto è un delitto, sarà del la poesia del futuro. No, un delitto del risotto. No, ma non sto scherzando. No, perfetto. Gualtiero Marchesi lo scrive 25 anni fa. E lui sostiene che se vuoi proprio usare un soffritto, lasciando stare che la cipolla nel risotto condiziona molto i gusti sì. E quindi... Ah, io non metto mai la cipolla! No, brava, no, condiziona troppo i gusti. Sono certo. rari i risotti che possono tenere la cipolla. Certo, è troppo invasiva, no? Sì, è troppo invasiva, sì. No? Modestamente abbiamo le stesse idee. Permesso. Prego, Ilenia. E quindi, ecco, adesso lei è bravissima, lo scola. Adesso in pratica il grasso è uscito tutto, sì. Con un po' di carta si fa una palla e tu sì. asciughi quello che è rimasto attaccato ecco. perché è umida. Perfetto, e quello che rimane è la parte buona. È la parte magra della cosa. Buona che fa bene, giusto? Sì, sì, perfetto. Sì. Ma tu pensa... Non sei curiosa, Marcello Coronini, nella sua cucina un giorno si è messo là, perché io ti immagino, no? Che ha detto, ma perché io devo mangiare tutta questa roba, questi grassi, no, no. Zucchero, eccetera. E sei partito, hai detto, faccio intanto i primi esperimenti, no, mi invento sì, questa sì, no, cucina è più del complicata senza. La cosa. Come è partita? No, no, la cosa parte, no, effettivamente, io essendomi occupato anche di alimentazione da sempre, no? Sì. È chiaro che io sapevo che grassi, sale e zucchero di cui 6-7 anni fa nessuno parlava, no? Erano dei insomma, erano negativi aggiunti, certo, no? Certo. E allora a questo punto mi dico, pensa, non gliene frega niente a nessuno, anche nessuno dice niente di questo fatto, se tu li togliessi faresti vivere meglio la gente, vedi. No? E allora io dico, caro, mi deve cominciare. C'è un fatto, io faccio da anni un evento a Venezia, no? Che si chiama Gusto in Scena, che tra l'altro sai il 23-24... Fermo lì, è troppo importante, ne voglio parlare Parliamone bene tra dopo. Poco, ti spiace, no. Perché abbiamo il dottor Corsano in salotto, anche lui si occupa di nutrizione, di allergie alimentari, se rimani con noi lo scoprirai. Certo. Ottimo. A tra poco. Come capire che stiamo vivendo in benessere, dottor Antonio Corsano? È importante perché io nell'atto della visita cerco di puntualizzare questo aspetto. Quando viene richiesto una serie, una miriade di esami sì. per spiegare una stanchezza del mattino, per spiegare una scarsa voglia di affrontare la giornata, che sono dei sintomi... Non ce la faccio ad alzarmi, dei sintomi non riesco così a carburare, con... esatto. No? Sono queste le frasi ecco, che i pazienti... E che per me invece sono degli elementi spia sì. per capire che quel soggetto sicuramente ha uno stile di vita non adeguato, ecco. Cioè non mangia in maniera corretta, e c'è tu qualcosa, sei già pronto lì a c'è qualcosa da correggere dal punto di vista dello stile di vita. Certo. Al contrario, devo dire che quando una persona poi cambia il proprio stile di vita, dico sempre che da solo fa un'autovalutazione del benessere. Un'autodiagnosi. Un'autovalutazione perché al mattino ha sicuramente più energia, più certo. voglia di fare, non ha più quella stanchezza diciamo durante la giornata, arriva fino a sera con le energie vedi. Ancora della diciamo a buona energia verso sera. Con dei fuoripasto intelligenti, ma soprattutto anche puntiamo a
a valutare il ritmo, i ritmi biologici. Il più importante in assoluto è il ritmo sonno-veglia, cioè quello di fare un sonno continuo e regolare per un certo numero di ore. È uno dei segnali di un non benessere, cioè che stiamo conducendo uno stile di vita adeguato. Quindi questi sono parametri che vanno al di là degli esami, no? Sì, non possono metterli in evidenza gli esami, ma possiamo registrarli anche durante la visita. Ecco, poi naturalmente chissà quante domande a proposito del ciclo sonno-veglia avete da porre al dottore, andate quindi anche online, visto che lui risponde personalmente, antoniocorsano.it. Una cosa velocissima, proprio per evitare disturbi notturni, per esempio, anche bere, abbiamo parlato dell'acqua, l'importanza di bere 1,5 litri, 2 litri d'acqua. Sarà il caso, magari, se vogliamo avere un sonno continuo, di non bere molta acqua prima di andare a dormire, perché anche quelle persone, io ho delle amiche che dicono io mi prendo 2 tisane prima di andare a dormire, ma se lo faccio io mi alzo almeno 2 volte e sicuramente disturba il sonno, ecco. E quindi nel pomeriggio si smette di... E poi verso sera, normalmente, come a pasto, il bicchiere d'acqua, insomma, che è più che sufficiente. E quindi nessuno ci disturba il nostro sonno. Certo. Mi sembra una cosa molto carina. Ecco, ricordiamo naturalmente ancora una volta che il dottor Antonio Corsano ritornerà a trovarci, ma sarà a vostra completa disposizione sul sito antoniocorsano.it. Invece mi stanno chiamando, devo andare in cucina, ragazzi. Non cucino io, ma insomma, sapete... Qui, ragazzi, si sta formando una cremina meravigliosa, questo risotto del senza, perché è un risotto, diciamo, frutto dell'esperienza di questa cucina del senza. Buone. Con Ilenia, che hai trovato una persona che la pensa come te, Ilenia. Vero? Vero? Quindi tu volevi piatti. Io ho trovato piatti, una persona che la pensa come me. Ma certo, ma tu volevi piatti che potessero essere replicati a casa senza grandi difficoltà, ma che si mescolassero tra loro dei prodotti, per esempio la salsiccia, abbassa, viene abbassato il la parte... Dopo abbassiamo... Dopo c'è una sorpresa. Adesso possiamo mangiare senza sensi di colpa. Ecco, qui l'importante è il parmigiano. Il discorso, perché è di 30 mesi però, e curiosamente stagionato. Tutte le ricette lo chiedono in 30 mesi, perché dopo i 28-29 mesi c'è una modificazione del gusto, più intenso, diventa un gusto molto intenso e quindi ti permette di non sentire la mancanza del sale, certo. È tutto lì, e questo è uno dei trucchi importanti in questa cucina. E soprattutto per chi soffre magari di intolleranza al lattosio o c'è comunque sensibilità. Il parmigiano dopo un mese, ma anche dopo tre giorni da infatti non è un formaggio. È un formaggio privo di lattosio, sì, infatti. Guarda che voglia. Ma non mi bello, fa voglia. Fa voglia. Io posso peccare, mettere qualche bricciolina. C'è Federica di Calli, che anche magra, ma lo mangerete un piatto di risotto. Esatto, e anche lei ne vuole un piatto. Ha detto, non lo so se glielo diamo, perché non basta per tutti. No, sto scherzando. Ilenia prepara in abbondanza per te. È stupenda. Guarda. La salsiccia, che avrà un gusto buonissimo, però... e ha perso i grassi. E ha perso tutto il grasso. Stupendo, se ci Ma pensi. Ma tu sei un genio. Che fame. Allora, senti, facciamo così. Adesso noi ci allontaniamo, perché questo bellissimo piatto merita. Ma dopo non lo assaggiamo? Assolutamente sì. Però di sì. Sì, però il vino lo beve lei. Lo beve lei. Seguimi, Marcello. Seguimi. Senza vino no, Ilenia, buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Bene, tu? Benissimo, a parte un po' di naso chiuso, ma è stagione. Ascolta, allora abbiamo un bel risotto con un po' di salsiccia. Quindi tradizione un po' mantovano della bassa veronese, isola della Scala. Loro ho pensato proprio a un vino del territorio. Siamo a Custozza, un bianco di Custozza superiore dell'azienda Tamburino Sardo. È una zona in cui, sai, si combatté la prima guerra di indipendenza tra...
esercito piemontese ed austriaci, e questa azienda ha preso il nome di questo ragazzino, di questo tamburino sardo che riuscì a liberare la guarnigione portando un messaggio e rimettendoci una gamba. Allora, qui abbiamo una zona molto particolare, il Curtosa viene fatto con molti vitigni, più di 10-12, qui ce ne sono quasi 5-6 di vitigni, quindi c'è una complessità olfattiva importante. Il terreno della parte inferiore del lago di Garda deriva sostanzialmente da uno scivolamento a valle del ghiacciaio che ha formato il lago di Garda. Quindi è una zona, queste colline moreniche sono particolarmente ricche di mineralità e nel vino troviamo la mineralità. Proviamo a metterci il naso. Sentiamo la freschezza innanzitutto di primo naso, proviamo un attimino a sorseggiarlo ed ecco la freschezza e la mineralità. Cosa ci serve? Nel risotto abbiamo tanto amido, quindi abbiamo una tendenza dolce molto spiccata, c'è anche grassezza, il grasso della salsiccia, quindi ci serve un vino che abbia acidità, freschezza e mineralità, e questo ce l'ha tutta, ripulisce molto bene la bocca. Ti invito a riassaggiare ancora il riso e ancora a riassaggiare il vino. E così finimo tutto. Eh certo, perché quella alla fine della fiera è quello che conta. Molto molto molto, buona. Molto piacevole. Temperatura di servizio veloce veloce? Beh, qui la possiamo servire anche un po' più fresco, onestamente. Io lo servirei a 10-12 gradi massimo. Ok. Ok, perché è un vino bianco giovane. Questo è un'annata 2015, è un Custoza superiore. Si chiama L'Aguglia, l'azienda è Tamburino Sardo. Questo si trova sempre sul sito iceveneto.it, Venezia. Mi raccomando, andate a guardare, è un sito interessantissimo. A tra poco. Cin cin. Di nuovo noi. Amici Golden Chef, ben ritrovati qui nel salotto buono di Due Chiacchiere in Cucina con un gratitissimo ospite che è Daniele Salvagno, di questa leader di questa grande famiglia Redoro, un olio extravergine 100% italiano che noi in cucina, nella nostra trasmissione, usiamo a man bassa. Certo, è importantissimo usare un olio di alta qualità perché fa la differenza, basta metterne poco ma che sia buono e soprattutto 100% italiano. Assolutamente, e qui naturalmente ci sarebbe tutto un mondo di cose da dire ma che non vi riguardano, perché quando si parla della qualità tu sei già venuto a trovarci, abbiamo parlato del colore delle olive. Certo. E di tutta una passione che però ti compete, perché questa grande famiglia che è, diciamo, ha la sua storia è iniziata nel 1895 e pian pianino insomma ha avuto le sue evoluzioni. E cosa è successo? Tu un giorno hai deciso, hai preso la tua valigetta, hai attraversato l'oceano, sei andato in America. Come sei stato accolto? Il tuo prodotto come è stato accolto? Beh, innanzitutto siamo ben visti, siamo veramente i patrioti della grande cucina italiana. Quindi e soprattutto un vigneron, un produttore di vino, un produttore di olio è visto come un qualcosa che sta facendo grande un paese. Sì. E quindi per loro sentirsi raccontare di come usare un olio extravergine a crudo su una pietanza, sulla carne, gli abbiamo detto non dovete mettercelo in cottura, dovete cucinarla una bella bistecca well down. Sì. E poi metterci un filo a crudo well down. Ed è una bravissimo. Ed è una esplosione e di profumi. Esatto, ma quando l'hanno scoperto cosa ti hanno detto? Wow, detto, wow, very well, it's very big difference. Allora, quando gli spieghiamo queste cose e diciamo guardate che cuocere l'olio va bene, ma va bene per cuocere un alimento. Sì. Ma se vogliamo invece arricchirlo questo alimento va messo a crudo. Sì. Su un piatto che è già cotto di suo, e quindi questi diventavano veramente questo secondo me è il bello di far conoscere i nostri prodotti italiani nel mondo. È come andare in Giappone e fargli assaggiare non lo sushi con il wasabi. Bravissimo. Ma con il filo di olio. Bravissimo. Cioè, voi provatelo, anche adesso ormai è diventato di moda anche. Certo, qua da noi. Esatto. Un sushi, un sashimi messo con filo di olio Redoro. Ma lo lasciate lì per 5 minuti che l'olio rapprenda sul riso, sul pesce a crudo e sentirete una bontà
Veramente, perché l'olio è un esaltatore dei profumi. Sì, se l'olio soprattutto è buono, se l'olio è buono. Diciamo che questo è lo scopo. Parlando di qualità di olio, la qualità Re d'Oro è assolutamente indiscussa, però ci sono vari gradi di qualità e tu ci avevi portato, io sono curiosissima, mi hai portato questa bottiglia, cos'è? Sì, questa è una selezione oro di Re d'Oro, giusto per stare in tema. Sì. Qua abbiamo che caratteristiche? Ecco, io direi che è un fruttato medio, non troppo intenso, molto equilibrato, molto fine, persistente, ha una nota di carciofo, di mandorla, si sente i profumi, senta che... Mi dispiace che... No, ma bisogna... È meraviglioso, ha un... Delle sensazioni erbacee, molto persistenti, certo. È un fruttato medio, si sente il carciofo, la mandorla. Verissimo. Sono delle piccole sottigliezze che legate ai cibi che noi andiamo a preparare ci danno un'eleganza e una finezza al palato e soprattutto al completamento del piatto. Ma questo dove lo consiglieresti, per esempio? Su un piatto, vogliamo, per esempio, di carne a crudo? Sì, potremmo lavorare su una tagliata, rucola e grana, oppure anche su un lavarello di lago con olive taggiasche, pomodoro, odorini e già due patate. Ecco, secondo me questi oli qua sono oli che veramente completano il piatto e rendono questa ricchezza straordinaria. Poi ci piace tanto come ci racconti dell'olio Re d'Oro, dei frantoi Re d'Oro. Grazie a Daniele Salvagno, è stato bellissimo averti con noi. Grazie a voi. Prometti che torni? Certamente. Benissimo. Ciao. Parleremo di altre cose meravigliose in cucina e intanto buon viaggio in tutto il mondo a Re d'Oro. Grazie a voi. È arrivato il momento di passare alla seconda ricetta con il nostro ospite, ovviamente, della Cucina d'Essenza, Marcello Coronini, la grande chef Ilenia Bazzacco, che oggi ha avuto un sacco di complimenti da un enogastronomo come te. Stupendo. È vero o no? È brava. Poi ha una mano da veramente da cuoca molto brava. Pensa. Cioè io vedo come si muove. La manualità, questo è vero. No, manualità semplice. Sì. Brava. Ma è giusto, vedi, finalmente qualche ospite, a parte me. No, ma dico sinceramente. Che ti dia soddisfazione. Io poi sono noto per essere molto sincero. Grazie, Marcello. Faccio mai complimenti se non ci sono. No, ma non sto. Grazie, Marcello. Allora, se non ti dispiace, sta per arrivare la lavagna che ci farà vedere in grafica quelli che sono gli ingredienti. Perfetto. Hai voglia di seguire la nostra Ilenia, Marcello? Sì, volentieri. Grazie. Allora, seconda ricetta con... carciofi, capperi, olive e pesto, proprio si chiama così. Sono 6 i carciofi che vi servono, 2 spicchi d'aglio, una manciata di capperi dissalati, 10 olive nere denocciolate, mezzo cucchiaino di peperoncino secco, 2 cucchiai di pesto senza aglio, perché esiste in commercio, lo trovate tranquillamente senza aglio, e un bicchiere d'acqua, del quale però io vorrò anche raccontarvi una roba, perché è importantissima. Vero, Ilenia? Andiamo? Andiamo. Dai, che si cucina. E poi adesso, tra l'altro, ci mettiamo la coscienza a posto. Certo. Svegliamo il perché di questo contorno. Sì, sì. Infatti, io ho voluto fare una piccola cena molto gustosa, molto saporita, proporre, no? In cui c'è un problema, è un risotto splendido, no? Abbiamo già tolto i grassi, abbiamo tolto il sale, che è una bella cosa. Sì. Però il risotto ha un indice glicemico molto alto. E questo è negativo per chiunque, per un diabetico molto, ma per uno che non lo è, lo avvicina, è a rischio. Non va bene, dobbiamo mantenere appunto. Allora cosa ho fatto? Questo piatto che è a base di carciofi è favoloso perché il carciofo ha un indice glicemico molto basso, certo. No? È pieno di fibra e quindi molto lento e quindi abbinato nel nostro stomaco al risotto abbassa automaticamente, si fa una media e l'indice glicemico generale si abbassa, per cui tu hai mangiato un risotto molto gustoso con la salamella e non hai, e bene o male la cena è diventata una cena perfetta. Leggera, a livello perfetta. Di alimentazione. Diciamo quindi è stato... che oggi facciamo dannare un po' magari il sommelier con i carciofi, perché però per una volta portate pazienza, perché ci mettiamo l'animo a posto tra... e quindi appunto... Sì, il carciofo non è un ortaggio così facile da abbinare No, con le olive, con i capperi cambia molto. Perché anche il nostro Marcello se ne intende. Ma io mi occupo di vino dal 90 e io teoricamente conosco
2000 cantine in Europa all'incirca. No, no, però questo è un altro lato rispetto a questo. No? Ma scusa, velocemente, perché non parliamo di questa cosa meravigliosa, la nona edizione che è Gusto in Scena? Sì, volentieri. Ed è, diciamo, la prima rassegna europea, a livello europeo, che davvero ha dato dimostrazione di come si possa essere articolati nella presentazione, ed è una tua idea, una tua creatura. No, la mia creatura. In pratica c'è una, questo Gusto in Scena che sarà tra l'altro il 23-24 di aprile A Venezia, alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. È molto interessante perché c'è una selezione di cantine, io appunto essendomi occupato così tanto di vino e conoscendo così, la selezione di altissima qualità. Poi di prodotti gastronomici, sempre di altissima qualità. Perché per fare un piatto d'essenza, è chiaro, ti serve la grande qualità del prodotto. Quindi non si può portare. E anche il vino, se ci abbini un vino, non puoi mica non prendere un vino che buono, sia di alta qualità. Assolutamente. Anche per far da mangiare. E per far da mangiare è essenziale, no? E quindi a questo punto c'è un congresso di alta cucina, di alta cucina in cui anni fa sono nati i primi esperimenti sulla cucina d'essenza. In pratica i grandi cuochi, i grandi pasticceri, i grandi pizzaioli hanno studiato, seguendo le mie regole, piatti o senza grassi, o senza sale aggiunto, o dessert senza zucchero aggiunto. Sono diciamo tutti... che è partito con un po' un trucchetto, no? Perché tu hai voluto mettere un po' alla prova questi grandi chef o grandi pizzaioli, dicendo adesso mi preparate questo piatto con i grassi, normali, e anche senza. E mi fate anche senza, perché tu hai voluto vedere sul campo come si muovevano questi personaggi. Sì, io i primi anni feci la doppia proposta. Io avevo già pensato a creare una cucina in senza, che è molto bello come nome, no? Però volevo rimanere volevo analizzare. E dopo tutti erano, molti avevano guardato più al con che al senza fondamentalmente. Certo, no? Certo. E quando poi ho visto che comunque si poteva fare una cucina del senza molto gustosa e saporita, perché se no non c'era ragione di farla. Quindi lì avevi avuto la conferma. Ho avuto la conferma. Ho incominciato io a cucinare piatti semplici, perché chiaro, il grande cuoco ti fa dei piatti complessi, che sono molto buoni, mangiati da lui, rappresentano anche un'emozione se sono centrati. Però se tu li rifai... Scusa, mi è da ridere perché ogni tanto mi viene in mente mio cognato, ogni tanto lo cito, Ilenia, mio cognato Manuel, che dice, parlando di cose buone ma che fanno male, fritto è buono anche il quartone, mi dice sempre, per cui insomma, tanto per citarlo. A proposito di abbinamenti, io posso permettermi di fare un'operazione con l'acqua Calligan? Perché volevo far vedere una cosa. Vai. Qui abbiamo tutta la strumentazione, questo è il nostro depuratore Calligan. La cosa carina è che questo apparecchio, pensate che la Calligan è una multinazionale americana ed è arrivata in Italia negli anni 60 e ha preso sempre più piede perché? Perché le famiglie si sono rese conto, A, prodotto made in Italy, questo apparecchietto è made in Italy, B, sentite praticamente l'acqua. Ma in effetti? Silenziosissimo. Guarda, ti sto preparando l'acquetta. Si sente solamente quando vai a berla. Esatto, perché la differenza la noti, perché chiaramente qui abbiamo un'acqua, io te l'ho già preparata. Grazie, Ilenia, sai. Che è perfetta, questo non mi stancherò mai di dirvelo, per le famiglie, i bambini, le persone anziane, perché lo calcare, la quantità di calcare minimo ci sta, ma ci vuole un'acqua decisamente buona, che depurata, ci permetta di mangiare bene. Cosa ne pensi dell'acqua tu, Marcello, che l'acqua, sei... Io bevo molta acqua, io amo molto anche il vino, ma bevo molta acqua perché io amo l'acqua. Sì, usi acqua e rubinetto. Questa mi è piaciuta, bene. No, questa mi è piaciuta. Ti posso aiutare? E poi adesso noi andiamo appunto ad appassire, a insaporire l'acqua. Certo. Con lo spicchio d'aglio. Perfetto. Tagliato, tolto. Benissimo. L'anima. Ma scusatemi, volevo togliere un po' sto sassolino alla scarpa, perché mi pareva giusto dare un po' di lustro anche al nostro sponsor. Allora, un po' di acqua. Acqua, quindi priva anche appunto anche desalinizzata. Assolutamente. Sì, visto che sono ridotti i sali, perfetto. Ma anche non ha il cloro, l'odore di cloro. Rimane pura e trasparente, quindi non ha poi quella patina che di solito quando succede quella bollitura. Che è tremenda. E quindi adesso noi andiamo a profumarla con lo spicchio d'aglio al posto dell'olio. Quindi non lo faremo a secco perché altrimenti l'aglio brucia, diventa appunto...
anche tossico, sì, in sì, questo caso, con l'acqua riusciamo a tenerlo morbido e quindi ad appassirlo. Ok. E poi andremo ad aggiungere le olive, il peperoncino, sì, naturalmente anche per questo piatto dà anche un po' di grinta, che poi il peperoncino, anche questo è un farmaco, tra virgolette. Hanno fatto amicizia, questi due. Sono un po' gelosa. Anche i capperi, ecco, una cosa, i capperi non sono usati nell'alta cucina, fondamentalmente. Perché? Non li vedi quasi mai. Sono così buoni, a me oltre, piacciono tantissimo. Pensate che la FAO li ha messi tra i 30... elementi che ti allungano la vita. Ah, addirittura. No, però in Italia questo libro è pieno di capperi, no? Infatti. No. Io li metterei uno. Davvero? Un libro del capperi. Sì. È un libro del capperi. No, ma veramente ci sono almeno 10, Marcello, 15, 20 piatti con i capperi. Ma sei veramente un personaggio simpaticissimo. All'inizio eravamo un po' preoccupate, Elena e io, perché un personaggio come te, paludato. No, io sono molto semplice. Sono chiama a divertirsi, insomma. E si vede, e noi siamo felicissime di questo. Allora, ascoltatemi. Sì. Io ho pulito i carciofi, ho tolto la parte più esterna delle foglie, quelle un po' più coriacee. Hai tolto la pelliccia di visone dentro? Ho tolto esattamente la barba, come si dice in Veneto, aiutandomi appunto con un cucchiaino. Certo. La cosa importante, acqua acidulata, quindi acqua e limone, per tenerli belli chiari. Sì, perché altrimenti ossidano. Esatto. E niente, adesso li vado a tagliare in maniera piuttosto sottile, perché i nostri tempi sono corti. No, ma va bene così, è meglio. Certo, meglio punto. Così, vero? Ma a me piace, poi li puoi tenere anche volendo, più grandi. Volendo però, Ilenia, si possono tagliare a pezzi più grossi? Anche o in quarti. Ah, ok. Sì. E poi eventualmente anche in ottavo. Okay. Sì, lo puoi fare come vuoi. Però avendo poco tempo, ovviamente, anche perché i carciofi sono buoni, come si diceva, appunto anche crudi. Sì. Però non troppo cotti è ancora meglio. Sono d'accordo. Sì. Anche le verdure. Deve essere cotte poco queste chiare. Grazie, perché ho sempre paura di toccare la padella, perché ogni volta che lo faccio sbaglio. Vero. No, non devi mescolare. Dico, ma perché non si può mescolare? Vedi, gli hai insegnato anche a Io dico sempre, non bisogna sempre mescolare. Non posso tirarmela per una roba così banale che ho fatto. Insomma, dai, si vede la... Riprova. Guarda. Non è mica male, dai. No. È che la donna non si applica. Sapete che ho tolto il saluto a gente per molto meno, vero? No, davvero, mi sto divertendo tanto con Marcello. Allora, abbiamo tagliato a fettine i carciofi. Le olive. Adesso... I capperi li lasciamo interi? Ma io li taglierei... Vero? Sminuzziamo? Sminuzziamo. Ok. E poi la cosa, secondo me, molto curiosa è l'aggiunta del pesto. Che io personalmente No, mettiamo alla fine. Sì, sì, ma non l'avrei mai aggiunto con i carciofi, pensa a te. Questa cosa mi incuriosisce molto. Infatti, poi sentiamo se è buono. Ma queste sono tutte ricette che fanno parte no, di del libro, ricetta del libro. No, queste sono mie personali anche, tutte e due. Ma è pazzesco, perché parte sono di mia moglie e poi c'è qualche amica, amico. Ah, sì, anche la moglie. Sì. No, lui non fa dolci però in casa, mi stava dicendo. Sai cosa fa lui? Da buon enogastronomo, chiaramente, Ilenia dice, allora, io sono sicuro, adesso dimmi se ti interpreto bene, io sono sicuro che il tiramisù con la ricotta di... La ricotta viene buonissimo lo stesso. Lui non è bravo a fare i dolci, ma... C'è qualcuno che glieli prepara fare, infatti il tiramisù con la ricotta è buonissimo. No, è buono. E c'è qua la ricetta? Sì, c'è. Ecco, quindi capite, insomma. Elementare poi, La ricotta è chiaramente... Anche Sherlock diceva così, elementare poi alla fine. Sentite, posso andare in pubblicità o devi farmi vedere un'altra cosa? Metti giù intanto. È gelosa delle sue padelle, Sì, dico io quando toccare la padella intanto. Va bene. Mi sembra giusto. No, perché insomma, non sia mai. Sì. Adesso stringiamo un attimino la parte di acqua, aggiungiamo i carciofi e poi copriamo con dell'altra acqua. Ah, ecco. Quindi cuociono quasi, chiamiamolo, al vapore. Cuociono quasi al vapore con l'acqua che sa che però di olive, sa di capperi, sa di aglio, sa di peperoncino. Ti permetto di mettermi dell'acqua, grazie. Va bene, chef. D'altronde il garzone in bottega questo fa. Non altro po', e nel frattempo pubblicità. Sei perfida come Crudelia De Mo.
Hashtag Golden Chef, amiche e amici Golden Chef, esatto, hashtag. È il tempo di impiattare questo piatto splendido e soprattutto sano, sanissimo e buono, buonissimo, di carciofi, capperi, olive e pesto. Ultimo tocco. Ma lo sai che io questo qui, questo contorno qui, lo metterei anche all'interno del risotto? Ah, certo. Ah, questo qua? Sì, dici? Sì. Sì? Vabbè, ci sta benissimo, ah, sì, sì. Ok. Allora, abbiamo detto un paio di cucchiai o quattro cucchiaini da... 5, 6, 7, 8. Giusto. Tu sai che noi assolutamente sposiamo tutta la troupe di Due Chiacchiere in Cucina, sposiamo l'abbondanza. A questo punto io... Ne mettiamo un altro po'. Guarda, cosa dici? Ne mettiamo un altro po'? Sì, puoi mettere un cucchiaino. Beh. No, ci sta bene. Vero. Ma siamo d'accordo, sì. Ci sta bene. Perché? Poi, anche perché privarci Ilenia, no? Diventa, per l'abbinamento è ottimo, il pesto lì, poi glielo cambia molto. Allora, io mangerò questo a mezzogiorno, quando finiamo la puntata, questo contorno è mio. No, non ho capito, e noi? Avete risolto. E Marcello? Perché io devo abbassare l'indice glicemico. Ah, vabbè, ok. Senti, noi ci allontaniamo, perché andiamo, altrimenti qui andiamo. Sono botte, abbiamo capito. Arriva il sommelier per l'abbinamento, a tra poco. Eccomi qua Elenia. Sì, eccoci con questo piatto che ci abbassa l'indice glicemico, quindi... Allora, piatto molto interessante, sì, ma con una sapidità veramente importante, quindi ho bisogno di un vino che abbia grande morbidezza. Allora, ancora una volta l'azienda Antinore, Castello della Sala, chiaramente 90% di Chardonnay, 10% di Greghetto, due uve che hanno differente periodo di maturazione. Il Greghetto matura un po' più tardivamente, quindi si raccoglie prima lo Chardonnay e poi il Greghetto. Viene fatto fermentare in botti di legno francese e quindi il vino avrà una sua densa olfattiva dei profumi, un po' vanigliato, un po' da frutta tropicale. Ci mettiamo subito il naso e andiamo a verificare. È vero, è proprio così. Si sente subito la vaniglia. La vaniglia e poi anche la banana, la papaya, il mango. C'è una ricchezza olfattiva veramente incredibile. Proviamo a sorseggiarlo. Senti come accarezza la bocca? Per via di questa ricchezza di glicerina che a noi serve per andare in contrapposizione con questa sapidità e anche questa tendenza un po' amarognola del carciofo. E allora ci serviva un vino che avesse tanta morbidezza e questo ce l'ha. Però ha anche una piacevole freschezza, una buona acidità, una discreta mineralità e poi, diciamo così, si abbina benissimo con questo piatto che hai preparato in maniera encomiabile. Il nostro ospite è stato bravissimo a consigliarci questa ricetta. Ma la tua vigna in terrazzo come sì, procede? Sì, sta germogliando, hai visto? Prima il pianto della vite, adesso il germogliamento e poi vedremo tutte le fasi che posteremo anche queste. Seguitelo. Cin cin, salute. E come sempre, vero Ilenia, arriviamo ad avere un gran dispiacere quando è il momento di salutare un ospite sempre gradevole, come in questo caso Marcello Coronini, al quale intanto voglio regalare questo grembiule, che è esattamente questo splendore che hai indossato oggi. Questo è per te, Marcello. Così. Ecco, e prima poi... Prima splendido anche dopo. E poi, visto che sei un conoscitore di cose buone e made in Italy, guarda... Sì, conosco c'è questo, lo conosci questo olio? Perché l'olio extravergine a crudo... A crudo non è considerato grasso aggiunto. Oh, questo beh, è una cosa a cui io tengo moltissimo. Ed è un 100% tengo moltissimo italiano. Perché è la cosa forse più originale
della cucina d'essenza, a crudo non è considerato aggiunto. Ecco, e quindi questo è un pensierino, quando sarà il momento di fare qualche esperimento nella tua cucina, abbiamo capito che quello è il tuo laboratorio. Mangiare bene senza usare sale, grassi o zucchero aggiunti è la sfida di questo libro di Marcello Coronini, La cucina del senza, ma senza, vi possiamo garantire, abbiamo visto oggi con queste due ricette, si può mangiare benissimo e cose che hanno sapore, che sono buone, vero Marcello? Nessuno si accorge mai della mancanza di sale, grassi e zucchero aggiunti. Però si accorgeranno se stanno senza di noi. Ecco. Sì, certo. Hai ragione. Quindi anche domani, mezzogiorno e 30. E vi vogliamo qua e soprattutto ricordate che c'è questa manifestazione meravigliosa che è Gusto in Scena, che va a Venezia domenica 23 e lunedì 24 aprile. Mi raccomando, andate comunque a vedere gustoinscena.it e lì trovate tutto un compendio. Trovate tutto. Come Instagram, Twitter, canale YouTube, pagina Facebook, 7goldtelepadova.tv. Vi amiamo, buona digestione, buon pranzo, alla prossima. Grazie Marcello. A lei. Scrivete quanto bella sono con questa divisa. Bellissima.